Santità, domani si celebra la solennità dell'Immacolata ed il quinto anniversario della fondazione dell'Istituto Dignitatis Humanae. Questo istituto è stato fondato nel 2008 presso il Parlamento europeo con lo scopo di proteggere e promuovere la dignità umana basata sulla verità antropologica che l'uomo a livello internazionale nel tentativo globale di evangelizzare la nostra, una delle più importanti e influenti del mondo che si svolge qui a Roma, aiutano a creare un'opinione comune. Persone provenienti da ogni parte del mondo con un solo obiettivo, fa infinita che pretende di essere rispettata. Evangelizzare la cultura stessa è l'attività e l'ambizione di questo istituto. Rispettosi e tolleranti verso coloro che professano fedi diverse. Fare al nostro chairman Luca Volonté, che prenderà la parola a nome dell'istituto, volevo che ha rivolto recentemente ai ginecologi cattolici. L'Istituto Dignitatis Humanae li ha presi a cuore. Vostra Santità ha sperimentato l'indifferenza e la solitudine a cui Santità ha ribadito. Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto rifiuto del mondo. E Vostra Santità ha aggiunto, e ogni anziano non si possono scartare come ci propone la cultura dello scarto. Non si possono scartare. Sempre a riconoscere nella vita umana la dimensione trascendente, l'impronta dell'opera creatrice di Dio fin dal primo istante del suo concepimento. Luminosa della dignità dell'uomo è qualcosa che speriamo permeerà tutto quello che l'Istituto Dignitatis Humanae farà nel futuro. È un manifesto che ci richiama all'azione. Vi ringrazio per questo incontro. In particolare sono grato al Cardinale Martino per le parole con cui lo ha introdotto. Il vostro istituto si propone di promuovere la dignità umana sulla base della verità fondamentale che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Dunque una dignità originaria di ogni uomo e donna, insopprimibile, indisponibile a qualsiasi potere di ideologia. Purtroppo nella nostra epoca così ricca di tante conquiste e speranze, non mancano poteri e forze che finiscono per produrre una cultura dello scarto e questa tende a divenire mentalità comune. Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili, i nascituri, i più poveri, i vecchi malati, i disabili gravi, che rischiano di essere scartati, espulsi da un ingranaggio che deve essere efficiente a tutti i costi. Questo falso modello di uomo e di società atto a un ateismo pratico, negando di fatto la parola di Dio che dice facciamo all'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Invece, se ci lasciamo interrogare da questa parola, se lasciamo che essa interpelli la nostra coscienza personale e sociale, se lasciamo che metta in discussione i nostri modi di pensare e di agire, i criteri, la priorità e le scelte, allora le cose possono cambiare. La forza di questa parola pone dei limiti a chiunque voglia rendersi egemone, prevaricando i diritti della dignità altrui.
Nel medesimo tempo dona speranza e consolazione a chi non è in grado di difendersi, a chi non dispone di mezzi intellettuali e pratici per affermare il valore della propria sofferenza, dei propri diritti, della propria vita. La dottrina sociale della Chiesa, con la sua visione integrale dell'uomo come essere personale e sociale, è la vostra bussola. Lì c'è un frutto particolarmente significativo del lungo cammino del popolo di Dio nella storia moderna e contemporanea. C'è la difesa della libertà religiosa, della vita in tutte le sue fasi, del diritto al lavoro e al lavoro decente, della famiglia, dell'educazione. Sono benvenute quindi tutte quelle iniziative come la vostra, che intendono aiutare le persone, le comunità e le istituzioni a riscoprire la portata etica e sociale del principio della dignità umana, radice di libertà e di giustizia. A tale scopo è necessaria un'opera di sensibilizzazione e di formazione affinché i fedeli laici, in qualsiasi condizione, specialmente quelli che si impegnano in campo politico, sappiano pensare secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa e agire coerentemente, dialogando e collaborando con quanti con sincerità e onestà intellettuale condividono, se non la fede, almeno una simile visione di uomo e di società e le sue conseguenze etiche. Non sono pochi i non cristiani e i non credenti convinti che la persona umana debba essere sempre un fine e mai un mezzo. Nell'augurarvi ogni bene per la vostra attività, invoco per voi e per i vostri cari la benedizione del Signore. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Castro di Bourbon. Non per voi, ma nuovo. Fare omaggio a un documentario sul lavoro Costantino, del 1700. Che è il gran maestro dell'ordine Costantino. Grazie. Un grande onore incontrarla. La mamma della principessa. Un grande onore, davvero muchissimo, questo grande impegno. Spero tanto di essere ambasciatore. L'ambasciatore Bourbon acqua. L'ambasciatore in Italia. Questa è la Santa Sede quando lui parla secondo. La conoscevo di scienza. Adesso è segretario generale dell'Ampio Bailey, che è il capo dei cavalieri dell'ordine costantiniano e allora.